Ciao, sono Aurora e racconto per immagini e benvenuti a Storytime, il vostro momento di storytelling in due lingue. Ebbene sì, in questo video racconteremo una breve storia, prima in italiano e poi in inglese. In questo modo potete vederla per divertirvi se state passando del tempo a casa, per imparare una morale e perché no, per esercitarvi con una lingua straniera. I sottotitoli spariranno, vedremo soltanto prima in italiano e poi in inglese. Se volete fare a cambio e cominciare il video dalla visione in inglese, andate a questo numero qui, a questo minuto nel video. Buona visione! Il re Salomone era un re giusto e rispettato. Aveva molti servi al suo servizio e un popolo che lo amava e gli voleva bene. Ma il re voleva fare sempre di meglio e quindi un giorno decise di travestirsi e andare nel popolo per vedere la vera opinione che la gente aveva di lui. Quindi si mise una barba finta, si sporcò i vestiti, si mise un cappello lurido e entrò nelle strade. E mentre camminava, ecco che si accorse di uno dei suoi servitori, uno dei più fidati, che stava parlando con dei suoi amici. Allora, stando attento a non farsi riconoscere, si avvicinò e sentì le parole che il servitore gli diceva. Il re è talmente bisognoso del mio aiuto che senza di me sarebbe perso. Salomone rimase male al sentire queste parole e si mise a pensare a come avrebbe potuto dare una lezione a questo suo servo presuntuoso. Quando dopo qualche tempo il servo tornò al castello, il re lo chiamò a sé e gli disse: «Voglio che mi porti un oggetto che renda felici coloro che sono tristi e tristi coloro che sono felici». Il servo disse: «Nessun problema». E allora uscì dal castello e andò in un negozio e chiese se esisteva un oggetto simile, ma ovviamente nessun negoziante ne aveva mai sentito parlare. Girò tutti i negozi della città, girò i negozi alla moda, girò i rigattieri, arrivò pure a contemplare gli ortofrutta nel caso questo oggetto fosse qualcosa da mangiare, ma nessuno aveva mai sentito parlare di un oggetto simile. Allora iniziò a uscire dalla città e viaggiò nelle città vicine, viaggiò in tutto il regno, ma non riuscì a trovare ciò che il re gli chiedeva. E in breve era passato un anno e il servo stava iniziando a disperarsi. Non aveva più quasi mangiato e bevuto, era dimagrito, era sporco, era ferito ed era pronto a tornare dal re Salomone veramente sconfitto. Ma a quel punto venne in un villaggio. Disse: «Questa è l'ultima volta che proverò a chiedere». E chiese a un vecchio, gli chiese: «Conoscete voi un oggetto che renda felici coloro che sono tristi e tristi coloro che sono felici?» Il vecchio lo guardò e capì che quest'uomo aveva cercato a lungo e meritava una risposta. Allora mandò dentro la casa uno dei suoi nipoti e disse: «Portami quel vecchio anello in rame che c'è sul mio comodino». Lo portò e il vecchio iniziò a incidere una scritta sull'anello, nell'interno. Il servo guardò e vide che nell'interno l'uomo aveva inciso queste parole: «Anche questo un giorno passerà». Pur non convinto, pur non sicuro, il servo prese questo anello e si recò, magro, lurido, deperito, al cospetto di Re Salomone, che sì, era pronto a cantar vittoria, a dire al servo che non doveva più essere così presuntuoso. Ma ecco che si vide consegnare quell'anello. Salomone lo guardò all'interno
e capì. Capì che cosa il servo gli aveva portato. Gli aveva portato il senso dell'impermanenza delle cose. Allora si tolse il suo anello di diamanti dal dito e lo porse al servitore. Disse: in cambio voglio l'anello che mi hai portato, lo porterò sempre con me e mi ricorderò per sempre. Ogni volta che penserò che la mia condizione di fortuna sia in peritura, ogni volta che invece triste penserò che quel momento di tristezza non passerà mai, questo anello sarà in grado di mutare il mio animo. King Solomon was a nice and fair king. He was well respected among his people, but he wanted to be even wiser and even more right with them. So he went undercover. He put on a fake beard. He covered himself in dirt, put on a bad and ugly hat, and he went into the streets. He went into the street to listen to the people. And while he was walking, he heard the voice of one of his most trusty servants. So he approached him, and there he heard him saying, King Solomon needs me so bad that he would be lost without me. King Solomon didn't appreciate the words of his servant, and he thought to give him a lesson. So he called the servant at this respect and asked him, bring me an object that will make a sad man happy and a happy man sad. So for the servant, at first it looks like it could be an easy task. So he went to a shop and there he asked for an object like that. But no one had ever heard of it. So he went to the next shop and no one had ever heard of it either. So he went from shop to shop, he went to the antiquaries, he went to the libraries, he went to the jewelry store. No one had ever heard of an object who could make a sad man happy and a happy man sad. So the servant had to travel very far. He had to travel all around the kingdom, and he traveled for one whole year. At the end of the year, he was very malnourished, he was hurt, he was hungry, and he thought that he was at the end of this research. But he had reached a very small town, and he thought, I'm going to ask these people one last time, and then I will go back to my king and I will apologize. So he went to this very old man and he asked him, do you know of an object that can make a happy man sad and a sad man happy? The old man watched the servant, looked at him, and he thought that man has suffered enough. So he asked one of his grandchildren to bring him a ring that it was on his bedstand. And when he gained the ring, he wrote some words inside the ring and he gave it to the servant. And the servant looked inside and there he could read this sentence, even this shall pass. At first, the servant didn't realize what it meant, but he decided to bring it to the king anyway. So he traveled back, he went to the king, and King Solomon was there, ready to show the servant that he wasn't to be so foolish and arrogant. But the servant showed him the ring. The king looked inside, and there he saw the written sentence, even this shall pass. So the king put the ring around his finger and said, thank you. I will wear it until my last day on earth. And every time that I will feel that my happiness and fortune are endless, I will look at this ring and I will feel human again.
And every time that I will feel that my pain and misery are not going to end, I will look at this ring and I will find hope again. So thank you for your services. You taught me a great lesson.